Domanda scomoda. Se guardiamo il grafico delle azioni intraday, vediamo che sono calate molto rispetto ai massimi del 2021. Come mai? Vi siete mai chiesti cosa accada e come funzionino però dall'interno le aziende quotate sui mercati finanziari? Beh, siccome su questo canale Ingegneri in Borsa abbiamo sempre parlato di finanza, investimenti e delle più grandi aziende al mondo, beh, abbiamo deciso di lanciare un nuovo format molto specifico in cui vi porteremo all'interno di realtà quotate in borsa, così da intervistare il management, scoprire la loro storia e magari alle volte fare anche delle domande scomode. Quindi, se non volete perdervi questa serie di cui oggi vi presentiamo la prima puntata inedita e a cui lavoreremo nel corso delle prossime settimane, iscrivetevi al canale e diteci, scrivendoci a questa mail, se avete lavorato o conoscete dei CEO e dei manager di aziende da portare qui sul canale. Detto questo, partiamo. Oggi entreremo nel dettaglio di Intrad, un'azienda di telecomunicazioni. Vale in borsa circa 180 milioni di euro e fattura 50 milioni. Scambia più o meno a 22 volte gli utili e nonostante fatturato e utili siano in crescita, il titolo ha perso quasi il 50% rispetto ai massimi del 2022. È vero, parliamo comunque di oltre un 5x in 5 anni come performance in borsa, ma come mai è sceso? Beh, intervistando le figure chiave dell'azienda, oggi lo scopriremo. Imparerete davvero tanto di finanza e investimenti in questo video, quindi seguitelo fino alla fine. Intrad è una società di telecomunicazioni e quindi il nostro obiettivo, giusto per spiegare anche cos'è il nostro business, è quello di fornire ai nostri clienti connettività internet e telefonia fissa. Quindi i ricavi sono principalmente canoni ricorrenti e questa è una cosa che piace molto ai nostri investitori perché dà una prospettiva abbastanza certa e prevedibile. Per quanto riguarda i costi, i principali costi sono il costo del personale, l'utilizzo di risorse di altri operatori, perché nel mondo delle TLC è d'abitudine cercare di utilizzare il più possibile quello che esiste, perché questo in genere costa sempre Si meno. parla di infrastrutture, quindi della Si rete. parla di infrastrutture. Noi ovviamente negli ultimi anni abbiamo fatto molti investimenti. In circa 4 anni abbiamo investito 120 milioni di euro circa, e questo ci ha consentito di realizzare una rete per oltre 12.000 chilometri. Però. Sul territorio principalmente della Lombardia, della nostra regione. E di conseguenza una voce molto importante al nostro bilancio sono gli ammortamenti, come potete facilmente immaginare, derivanti da questi ingenti investimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni. Ma questo è molto importante perché ci garantisce una prospettiva di crescita futura derivante dal fatto di aver creato in questi anni una rete molto estesa, capillare e moderna, adeguata ai nostri tempi. Cos'è che ci contraddistingue? La gran parte dei nostri competitor, soprattutto quelli più grandi, quando hanno iniziato a sviluppare internet, hanno ovviamente deciso di partire dalle grandi città, perché le grandi città per certi aspetti sono più comode, hanno tanti utenti e quindi probabilmente, anzi sicuramente, il ritorno agli investimenti sono un pochettino più rapidi. Noi, soprattutto quando abbiamo cominciato a creare infrastruttura, ci siamo resi conto di questa cosa, cioè che vedevamo, per esempio, in una città come Brescia, non era ancora iniziato lo sviluppo della fibra ottica e sulla città di Brescia c'erano già 3 operatori che stavano costruendo la rete e nessuno di questi operatori stava costruendo reti nei centri più piccoli. E quindi noi abbiamo detto: perché dobbiamo essere il quarto operatore su Brescia quando ci sono tanti altri centri bresciani o anche lombardi che non hanno ancora la fibra ottica? Ecco, quindi ci siamo un po' specializzati a portare questo servizio nei centri un po' più piccoli e tantissime volte siamo stati i primi ad arrivare con questa nuova tecnologia e quindi abbiamo potuto conquistare fette di mercato molto importanti, tant'è che generalmente nei centri più piccoli abbiamo quote di mercato che
che vanno tra il 20, il 30, anche a volte il 40%, mentre magari sulla città abbiamo una quota molto più contenuta, che so, del 6%, 7% di quota di mercato. E quindi la quotazione in borsa è servita per espandere anche più velocemente l'infrastruttura che stavate costruendo? Sì, indubbiamente venivamo da un periodo molto positivo, di forte crescita, stavamo sviluppando l'infrastruttura di rete in fibra ottica e ci rendevamo conto che era importante accelerare negli investimenti, e l'unico modo per poterlo fare era quello di raccogliere risorse fresche, quindi denaro fresco, non a debito. Adesso entriamo un po' più nel vivo della parte finanziaria e lo facciamo parlando con Filippo Leone, il CFO dell'azienda che si occupa proprio di tenere i rapporti con gli investitori. Se dovessi chiederti quali sono gli asset di Intred, cosa mi risponderesti? Allora, te ne cito due. Il primo sicuramente è questa rete in fibra ottica di nuova generazione, molto capillare, che sta raggiungendo, anzi ha già superato ad oggi 13.000 chilometri, che è stata costruita con tanta passione, tanto impegno a partire dal 2010. È una rete capillare in tutta la Lombardia, ha avuto un incremento molto robusto a seguito dell'aggiudicazione dei due bandi scuola e ad oggi ci permette di raggiungere la quasi totalità dei comuni lombardi. Il secondo asset, non meno importante, sono le persone che compongono Intred. Ad oggi la società conta su circa 180-190 persone, delle quali la metà tecnici, che rendono l'azienda così, così performante e viva, perché comunque, come dice sempre anche Daniele, senza le persone non si va lontano. Sicuramente questi sono i due aspetti principali che sono la chiave di successo della società. Sostanzialmente, come aveva anticipato prima lui, sono stati investiti più di 120 milioni nella costruzione della rete, che si è sviluppata soprattutto nella parte occidentale della Lombardia, proprio perché i due bandi hanno richiesto il raggiungimento di tutti i comuni della Lombardia dove c'è almeno una scuola. Ok, adesso spostiamoci dallo stato patrimoniale al conto economico. Sì. E ti chiedo qual è la marginalità dell'azienda. Allora, la società può contare su una marginalità molto elevata per il settore in generale, che è sopra il 40%. Questo, diciamo, è un dato che è in costante crescita per effetto di una strategia ben precisa, che è quella di utilizzare sempre di più rete proprietaria. Questo di fatto consente di non dover fare affidamento su rete di operatori terzi, quindi di fatto dover noleggiare questi tratti. Ed è un trend che appunto sostanzialmente è in continua crescita, perché segue anche l'ampliamento e la capillarità della fibra. Ecco, naturalmente noi ci differenziamo rispetto ad altri competitor di piccole e medie dimensioni, perché appunto abbiamo deciso di sviluppare questa rete proprietaria. Laddove i competitor siano dei puri rivenditori, ovviamente non è possibile conseguire delle marginalità così, così soddisfacenti. In questa linea noi abbiamo comunque deciso di acquisire due società, una nel 2020 e una nel 2024. Sono dei competitor basati sul territorio dove abbiamo già la fibra, e questo comunque consente, con una strategia molto chiara, di acquisire un pacchetto clienti fidelizzato con un churn rate molto simile al nostro, e progressivamente spostando questi utenti che utilizzano rete di terzi sulla nostra rete. Questo ci consente di continuare questo trend. E adesso domanda scomoda: se guardiamo il grafico delle azioni Intred, vediamo che sono calate molto rispetto ai massimi del 2021. Come mai? Allora, verissimo, diciamo, la quotazione è partita a luglio 2018 con un valore dell'azione definito in poco più di 2 euro. Ad oggi, nonostante appunto tutte le situazioni di mercato, di cui magari vi do un piccolo approfondimento, stiamo comunque viaggiando a 5 volte, quindi sostanzialmente la possiamo definire un IPO di grande successo. Diciamo, scontiamo un po' il tema di una disaffezione verso le mid e small cap italiane e europee, e anche un disinvestimento dei fondi peer che avevano sottoscritto in maniera massiccia le nostre azioni, perché era più o meno quella la finestra temporale.
Aggiungo anche che oltre la metà del nostro azionariato, il flottante è circa il 40%, di cui un 9% è ancora la quota dell'Anchor Investor, e all'estero abbiamo un nucleo di investitori molto forti in Germania e in Inghilterra, ma anche in Francia. Hanno proprio ricevuto, diciamo, degli ordini di scuderia di uscire da queste mid small cap indipendentemente dai risultati. E per quanto riguarda invece i metodi di remunerazione degli azionisti, quindi dividendi o buyback, qual è la politica di Intrade? Allora, Intrade fin da quando è quotata ha deciso di distribuire dividendi ai propri azionisti, anche se in maniera, diciamo, ridotta. Questo perché il focus è stato negli anni precedenti, ma anche in questi anni, quello di dedicarsi agli investimenti per sviluppare l'infrastruttura. Quindi sicuramente in futuro, quando il picco di questi investimenti invertirà la propria tendenza, la società sarà in grado di generare una cassa abbondante che potrà essere sicuramente distribuita agli azionisti. Questo è nelle intenzioni, nelle linee guida. Per quanto riguarda il buyback, abbiamo fatto un primo ciclo che è stato sostanzialmente impostato a difesa del titolo. Ne abbiamo appena iniziato un secondo con degli obiettivi un po' più ampi, perché potrebbe esserci anche l'idea di acquisire un magazzino di azioni poi da poter destinare ad eventuali M&A sulle quali siamo sempre, come diceva Daniele prima, potenzialmente interessati sostanzialmente. È anche chiaro che questa è una fase sicuramente in cui il titolo è debole, e per cui ci si sta muovendo sempre comunque con misura, perché ad oggi le risorse sono destinate principalmente agli investimenti. Però è comunque un'arma in più che abbiamo a disposizione per contrastare delle fluttuazioni del titolo, ricordando quello che ho detto prima, che appunto c'è questo valore inespresso. E guardando al futuro invece, Daniele, quali sono i prossimi target, i prossimi obiettivi? Avete intenzione di andare anche oltre la Lombardia? Allora, noi in questo momento siamo molto focalizzati sul territorio lombardo. Come sai, in Lombardia sono 10 milioni di abitanti, un terzo delle aziende italiane sono concentrate in Lombardia, abbiamo realizzato la rete in modo capillare su questa regione, ora dobbiamo assolutamente sfruttarla, perché la capacità della nostra rete oggi è decisamente molto importante, e possiamo attivare una quantità molto importante di utenti su questa rete senza fare grandissimi investimenti. Quindi è importante mettere a frutto e concretizzare tutto quello che abbiamo fatto. Massimizzare il ritorno sugli investimenti. Massimizzare il ritorno agli investimenti. Un altro elemento di crescita futura per noi molto importante è il data center. Abbiamo da poco presentato il nostro business plan. Uno dei punti, uno dei capisaldi della crescita futuro della nostra azienda è proprio l'attività di data center. Prevediamo di investire oltre 20 milioni di euro per realizzare questo data center che sorgerà a Brescia. Bene ragazzi, spero che questo video, che è stato un po' diverso dal solito e speriamo soprattutto essere il primo di una lunga serie all'interno delle aziende quotate, sia stato per voi interessante, che abbiate imparato degli aspetti che magari non conoscevate o che non avete mai toccato così da vicino. E direi che noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Ingegneria in Borsa. Ciao a tutti!